Buongiorno ragazze, eccomi tornate in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere come tengo in ordine la casa, o meglio, voglio darvi qualche consiglio, qualche trucchettino, anche se in realtà non sono nemmeno dei trucchi, dei consigli, ma sono più che altro degli accorgimenti da adottare in casa per averla sempre ordinata. Molto spesso quando pubblico video dedicati alla casa, al riordine, ricevo commenti del tipo: ma non è così disordinata, il disordine è un'altra cosa. E ho imparato che seguendo questa routine, quotidianamente, ovviamente, ho notato che la casa è sempre in ordine. C'è ovviamente anche da dire che io abito solo con Ste, quindi siamo soltanto in due, al momento non ci sono bambini, quindi è sicuramente più facile tenere una casa ordinata senza bambini. Quello credo sia ovvio, e lavorando tutti e due, non essendo casa 24 ore su 24, è normale avere la casa sicuramente più ordinata. Però ovviamente se non vado a riordinare le cose che magari lasciamo in giro la sera quando torniamo a casa e si accumulano, diventa poi un disordine. E quindi ho notato che se seguo questa routine quotidianamente, perché appunto è una cosa che comunque è da fare tutti i giorni, altrimenti il disordine si accumula subito. Vi basta proprio non prestare attenzione alla casa per un paio di giorni e già subito c'è il caos, almeno per quanto mi riguarda. Quindi seguendo questa routine che adesso vi mostro, ho notato di avere la casa praticamente sempre in ordine. Che poi una casa in ordine non è una casa pulita, perché sono due cose diverse, ma di questo magari ne parliamo in un prossimo video. Adesso non mi perdo più in chiacchiere e vi lascio alle clip. Il primo accorgimento che mi sento di consigliarvi, e secondo me è quello più importante in assoluto perché va a cambiare drasticamente l'aspetto della vostra camera da letto, è rifare il letto la mattina dopo esservi svegliate. Ho notato in questi mesi che se non faccio il letto, mi sembra di avere la camera totalmente in disordine, quindi ho imparato a rifarlo subito dopo essermi svegliata. Ovviamente non subito nell'immediato, perché comunque bisogna far girare aria nella stanza e far prendere aria anche alle lenzuola stesse. Quindi mi sveglio, vado con calma a prepararmi in bagno o a fare colazione, nel frattempo faccio girare l'aria e poi torno in camera da letto a sistemarla semplicemente rifacendo il letto, niente di più. Ci si mette soltanto pochi minuti. Provate a cronometrare, secondo me in meno di 3 minuti si rifà tranquillamente il letto, e immagino che tutte noi abbiamo 3 minuti la mattina per sistemare la camera e il letto prima di uscire di casa, prima di andare a lavoro. E quando poi tornate a casa la sera e avete la vostra camera perfettamente in ordine, è sicuramente tutta un'altra cosa. Questo, per quanto mi riguarda, è sicuramente una buonissima abitudine da prendere. Tempo fa avevo il vizio di non rifarlo sempre, un po' per la poca voglia, un po' perché mi dicevo sono di fretta, non ho tempo di farlo, ma in realtà basta davvero pochissimo tempo, in 3 minuti è tutto fatto. Ad esempio, come state vedendo adesso, ho passato anche un po' di Swiffer. Quando non ho molto tempo, passo semplicemente lo Swiffer sui comodini velocemente per togliere la polvere, e lo faccio anche sulla cassettiera. Non lo faccio tutti i giorni, però quella mattina avevo 2 minuti in più e quindi ho passato lo Swiffer anche sulla cassettiera e sui comodini. Un altro consiglio che voglio darvi è quello di imparare a svuotare la lavastoviglie tutte le mattine, o comunque quando avete bisogno di andare a svuotarla. Noi ad esempio non facciamo andare la lavastoviglie tutte le sere, ma 2 o 3 volte a settimana, perché comunque siamo al momento soltanto in due, e quindi non ha senso farla andare tutte le sere perché andrebbe praticamente mezza vuota ed è un po' uno spreco. Però quando la facciamo andare, e solitamente accade il 99% la sera prima di andare a dormire, la mattina ho preso la buona abitudine di andare a svuotarla subito come prima cosa, magari a volte anche prima di fare colazione, dipende un po' da come mi gira. Comunque nella prima mezz'oretta, dopo essermi svegliata, vado a svuotare la lavastoviglie. Perché? Perché facendo in questo modo, se poi ho delle stoviglie o dei bicchieri, magari le tazze della colazione sporche, le posso andare ad aggiungere alla lavastoviglie proprio perché è vuota, e quindi posso ricaricare
sporcarla con le cose sporche. Se invece la lascio piena e quindi devo ancora svuotarla, non posso utilizzarla per andare a caricare le cose che ho utilizzato quella mattina o magari anche a pranzo, e quindi si crea ovviamente disordine. Quindi imparate a tenere la lavastoviglie sempre vuota, in questo modo qualsiasi cosa sporca avete in giro per la cucina potete subito metterla all'interno della vostra lavastoviglie. E ovviamente quando vado a svuotarla vado a mettere tutto per bene al suo posto, bello bello ordinato. Arriviamo poi al consiglio, all'accorgimento numero 3, che è un po' collegato a quello precedente. La mattina, ovviamente, tutte noi amiamo fare colazione, però è brutto, bruttissimo lasciare le cose nel lavandino. È proprio brutto da vedere, a volte si creano anche degli odori sgradevoli, quindi dovete imparare. Io ho notato questa cosa perché tempo fa uscivo di casa prima di andare a lavoro, facevo colazione e mettevo magari la tazza del cappuccino nel lavandino, e poi quando tornavo a casa la sera c'era ancora lì la tazza tutta sporca di caffè latte nel lavandino, e non era assolutamente bello da vedere. Quindi ho imparato a tenere il lavandino sempre vuoto e bello pulito. Quindi dopo aver fatto colazione sono andata semplicemente prima a risciacquare velocemente sotto l'acqua le cose che ho utilizzato, e poi ecco che torniamo all'accorgimento numero 2, sono andata subito ad inserire le cose sporche in lavastoviglie. Ho riordinato anche la cucina, perché un altro accorgimento secondo me molto importante è quello di avere la cucina sempre in ordine. E anche in questo caso, se la cucina è in ordine, un po' come la camera da letto, praticamente metà della vostra casa è già ordinata. Poi io, avendo l'open space, ci tengo maggiormente ad averla sempre ordinata. Un altro consiglio che voglio darvi è quello di imparare a non lasciare i vestiti, i cappotti in giro. Ad esempio, come vedete qui, noi avevamo messo io il cappotto e Ste i pantaloni sugli sgabelli della cucina. Non è assolutamente bello da vedere, anche perché, come vi dicevo prima, noi abbiamo la cucina praticamente all'ingresso della casa, quindi se qualcuno entra e vede i nostri vestiti sugli sgabelli non è molto molto carino da vedere. Quindi ho imparato ad andare a mettere subito al suo posto il cappotto oppure i pantaloni. A volte per pigrizia non lo facciamo, magari li appoggiamo su una sedia, però i vestiti in giro creano un sacco di disordine, anche se sono due cose come erano le mie stamattina, creano quella sorta di piccolo disordine, quindi sono andata subito a riportare tutto in cabina armadio. Se voi non avete la cabina armadio, utilizzate il vostro attaccapanni. Anche le scarpe creano disordine, quindi impariamo a non lasciare le scarpe in giro per casa, ma riportiamole subito al posto giusto. Noi abbiamo la cabina armadio e anche in cabina teniamo le scarpe, alcune, non tutte, però quelle che utilizziamo maggiormente le rimettiamo in cabina armadio. Se voi avete la scarpiera, prendete la buona abitudine, una volta rientrati a casa, di mettere le scarpe subito nella scarpiera e di non lasciarle all'ingresso, perché non sono assolutamente belle da vedere. L'ultimo consiglio che voglio darvi è quello di trovare un posto per ogni cosa. In questo modo sarà più facile per voi tenere la casa ordinata e allo stesso tempo più facile trovare le cose quando le state cercando, perché se ogni cosa è al suo posto sicuramente sarà super facile ritrovarle. In questo caso avevo la sala da pranzo un po' ribaltata perché ho editato un video davanti alla stufa, quindi avevo spostato il tavolo da pranzo proprio davanti alla stufa e si era creata questa sorta di disordine. Però dopo aver fatto tutte le cose che dovevo fare, sono andata a riportare tutte le cose che ho utilizzato al posto giusto. In questo modo, come vi dicevo, sarà molto più facile tenere ordinata la vostra casa. Potete utilizzare anche delle scatole, dei contenitori, delle ceste carine che si possono lasciare anche a vista e all'interno mettere tutte quelle cose che si vedono in giro per casa non sono belle da vedere, come ad esempio delle penne, dei bigliettini, fazzoletti di carta, insomma nascondete tutto all'interno di ceste, contenitori o perché no anche all'interno di un mobile. E già che c'ero, sono andata a passare anche la salviettina sia sul tavolo che sulle sedie per togliere la polvere.
Io ragazze spero che questo video vi sia stato di ispirazione e magari anche utile. Fatemi sapere se anche voi seguite queste routine o se fate qualcosina in più rispetto a quello che faccio io. Secondo me queste sono proprio le cose fondamentali per avere una casa sempre ordinata. Però se avete qualche consiglio scrivetemelo qui sotto nei commenti. A me personalmente piace avere la casa ordinata e cerco di tenerla ordinata il più possibile, perché secondo me una casa ordinata è una casa che dà un senso di pace, di tranquillità. E come dicevo a inizio video, una casa ordinata, anche se non è per forza una casa pulita, se la casa è ordinata di conseguenza sembra anche pulita, mentre invece se è in disordine ma magari è pulita dà comunque l'idea di casa sporca perché c'è il disordine. Non so se mi sono fatta capire. Ovviamente sono importanti entrambe le cose. Io spero che comunque questo video vi sia stato semplicemente anche di compagnia. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!